Con uno striscione lungo 90 metri e con un nuovo inno, il Torino pregusta il successo nel derby sugli spalti, prima del match che forse elimina i bianconeri dalla corsa allo scudetto. Bettega, che cosa ti aspetti da quello che probabilmente sarà il tuo ultimo derby? Forse sarà l'ultimo anche per Van de Corput. Sarà un duello fra due che lasciano, ma aspetto. Come tutte le partite scendiamo in campo per vincerla se possibile. Una bella soddisfazione per chiudere bene queste sfide. Bersellini, derby è una parola magica, particolare anche per un sergente di ferro come lei? Ma direi di sì, anche basta guardare il pubblico, il tifo che c'è in questa gara, direi che è una cosa particolarissima. Il copione esaltante della stracittadina propone nel primo tempo una Juventus scaltra ma sciupona e nella ripresa un Torino tanto spiritato da ipnotizzare gli avversari, che a risveglio scoprono 3 gol in 5 minuti al passivo. Bonini, con Bettega fra i pochi bianconeri all'altezza delle precedenti esibizioni, propizia un gol annullato a Rossi per fuorigioco. Al 14esimo Platini serve Boniek. Van de Corput ingenuamente tocca corto per Terraneo e Rossi colpisce. Guarda cosa sta combinando quel ragazzo, sussurra Berzot, mentre sale gradualmente in cattedra Dossena, trascinatore dei Granata. Borghi non approfitta dell'occasione favorevole. La Juventus è pungente nel gioco di rimessa. Terraneo sventa il pericolo Rossi. Al 35esimo fallo sospetto su Bonini. A me sembrava dentro, non so, l'arbitro ha visto fuori, ma per me era dentro. Beh, abbiamo regalato un gol, adesso abbiamo un secondo tempo, cerchiamo di recuperare. Certamente sono saltati tutti i piani tattici, cioè adesso cercheremo di vincere la partita. Bersellini prevedeva un calo rivale. Boniek buca un pallone d'oro. Al 20esimo il polacco sfodera finalmente Estro e Potenza. Zaccarelli lo atterra e causa il penalty. Platini, più nervoso di altre volte, prima sbaglia e poi rimedia con una prodezza da scattista. Il Torino a trazione posteriore non ci sta. Al 25esimo Galbiati, il libero, porge ad Ossena la palla del 2-1. Al 27esimo Beruato, il terzino sinistro, regala a Bonesso, entrato in luogo di Borghi, la sfera del 2-2. Al 29esimo Van de Corput, l'altro terzino, spedisce sul destro volante di Torrisi la palla del 3-2, al culmine di un ubriacante crescendo. La Juventus, convinta di avere già vinto, si è seduta. E il Torino, atleticamente in condizioni splendide, l'ha impietosamente punita. Torrisi, una rimonta che ha dell'incredibile, una soddisfazione personale. Quel che è certo è che le squadre allenate da Bersellini non si arrendono mai. No, questa volta era molto importante riuscire ad ottenere questo risultato e l'abbiamo dimostrato specialmente gli ultimi 10 minuti del secondo tempo, attaccando e poi concretizzando con queste 3 reti bellissime. E ci ha veramente ricaricato e dato il morale per continuare avanti. Questo pubblico è favoloso. Gentile, la difesa campione del mondo che incassa 3 gol nel giro di 4 minuti, com'è possibile? Ma c'è stata un po' di ingenuità. Poi diciamo abbiamo un po' sofferto il pressing del Torino. In alcune occasioni sono anche stati fortunati, comunque hanno meritato. Il campionato è finito? Beh, a questo punto penso proprio di sì. Bobello, non le faccio domande tecniche, le chiedo solo se sei divertito. Esaltante, veramente esaltante. Bobello, anche un arbitro avverte l'atmosfera del derby? Lasciamo stare, la prego. Ho già parlato abbastanza, grazie.